Si sono dati appuntamento a Palermo i rappresentanti dei ministeri della salute e dell'agenzia di trapianto di 11 paesi del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente. L'occasione è il Mediterranean Transplant Network, un'organizzazione nata su iniziativa del Ministero della Salute italiano e del Centro Nazionale dei Trapianti, che proprio a Palermo ha la sua sede operativa. Il convegno di oggi è basato sul modello italiano dell'organizzazione del trapianto da cadavere, basato sulla donazione, su un controllo dell'assegnazione dell'organo, su una correttezza delle procedure, anche di sicurezza rispetto al donatore e poi su un controllo della qualità dei centri di trapianto. Donazione e trapianti di organi sono in netta crescita in Sicilia. La Sicilia ormai ha raggiunto le medie europee, quindi è cresciuta molto, c'è un'attività di rete che è cresciuta direi in ogni provincia della Sicilia, attraverso gli ospedali principali. Ormai di pazienti siciliani che si rechino fuori regione per cercare l'organo non ce ne sono praticamente più. Bastano due cifre. All'inizio del 2000 avevamo circa 3 donatori per milione di abitanti ogni anno e quindi facevamo poco meno di 30 trapianti l'anno. Nel 2012 abbiamo 19 donatori per milione di abitanti e più di 200 trapianti eseguiti in un anno. Nel 2000 in Sicilia si facevano soltanto pochi trapianti di rene e pochi trapianti di fegato. Oggi in Sicilia si fanno tutti i tipi di trapianto. Più donazioni, più trapianti. Ormai siamo sugli standard tra i 120 e i 150 trapianti per anno, che è uno standard assolutamente elevato per l'Italia e per l'Europa. Tra i temi dell'incontro la telemedicina e la possibilità di collegare in rete le terapie intensive dei paesi che hanno aderito al network. Prima di tutto, i trapianti non sono esclusivamente legati ad un paese, è qualcosa, è un problema che riguarda tutto il mondo. Nell'area mediterranea abbiamo una storia in comune, siamo molto vicini e da questo punto di vista abbiamo anche una grande cooperazione sociale. Avere un programma sui trapianti permette il trasferimento di un paziente da un paese all'altro e quindi collaborare tra paesi anche in questo senso.